Oggi c'è una tranquillità che si respira in questo quartiere che stride tanto con quelli che sono i ricordi, probabilmente associati a quello che accadde 20 anni fa. Il cambiamento di rumore intorno alla Diaz non ha cambiato però tante cose, forse questa è la prima riflessione da cui partire. Sì, quella notte qui c'era un rumore di elicotteri e di urla mentre uscivamo dalla scuola. E quello, sai, è un episodio che ha vari risvolti, varie chiavi di lettura. C'è quella personale, per quello che mi riguarda è stato un trauma, uno shock, uno scoprire una fragilità e anche, come dire, la debolezza del cittadino di fronte al potere quando questo potere deraglia e abusa anche della vita, dei corpi dei cittadini. E su un piano più generale, a 20 anni di distanza, bisogna riconoscere che c'è l'amarezza di non aver ottenuto davvero giustizia, di non aver avuto un risarcimento che io mi aspettavo sul piano etico, morale, rispetto a quei fatti. La Polizia di Stato si è rifiutata di assumersi le sue responsabilità, non ha mai chiesto scusa, non ha mai cercato al suo interno le ragioni di quegli abusi. E questo è forse quello che ci lascia questa vicenda. Parlato di democrazia sospesa, qualcosa di simile eppure completamente diverso a quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno, però quello che accadde nel 2001 è una sospensione illegittima della democrazia che chiede ancora giustizia. Sì, fu sospesa la Costituzione, si può dire, per alcuni giorni, in varie situazioni, per strada, in questa scuola, alla caserma di Bolzaneto e altrove. Quello che inquieta è che questa sospensione non è stata davvero ripudiata dalle istituzioni, non è stata indicata come qualcosa di inaccettabile che non deve mai più ripetersi, quindi ha creato un precedente. È accaduto, può accadere di nuovo, questo è il messaggio. Quando ci sono ragioni politiche più o meno legittime che lo richiedono, le democrazie evidentemente sono disposte a sospendere lo Stato di diritto, le proprie costituzioni e a passare all'uso della forza. Questo è quello che è accaduto a Genova e questa è l'eredità che abbiamo oggi. Tanto poche ore fa il suo collega Agnoletto, con cui ha condiviso parte di quei giorni e con cui poi ha provato a dare una risposta anche per iscritto a Quattro Mani, ha detto non avevamo sbagliato nulla di quel 2001. È così, non si era sbagliato nulla. È una visione che diventa ancora più interessante a 20 anni e con una pandemia alle spalle. Ma direi che le ragioni di quel movimento forse sono addirittura più pertinenti, più importanti oggi di allora, perché nel frattempo certi elementi che già nel 2001 erano stati individuati, penso alla finanziarizzazione dell'economia, al collasso ambientale del pianeta, alle disuguaglianze crescenti e anche questa pandemia, che è un effetto diretto, a quel che sembra, della pressione sugli ecosistemi, hanno a che fare con un modello di sviluppo che quel movimento per la prima volta, con competenza, con coerenza, con grande anche slancio su scala globale, metteva in discussione. All'epoca si diceva che un mondo diverso era possibile, oggi sappiamo che è addirittura necessario. Io continuo a credere che possiamo ancora cambiare rotta, lo dovremo fare dal basso, servirà un movimento globale nuovo, con nuovi protagonisti, con nuove parole d'ordine. Però di quel tipo, che abbia questa dimensione, questa forza, questa ambizione. Non si esce dalla situazione nella quale siamo con delle mezze misure, è il tempo delle scelte radicali questo. Ci ha parlato della sua visione umana di quello che accadde in quei giorni. C'è poi anche la componente professionale, un giornalista che viene arrestato, poi fortunatamente grazie anche a una grande attività di sindacato, in quel senso rilasciato, sono cose che oggi associamo a paesi come possono essere la Turchia, come può essere la Russia. Al tempo era Genova ed era Genova davanti agli occhi degli 8 grandi del pianeta. Beh, in quei giorni l'Italia, Genova, era un po' come la Turchia oggi, perlomeno limitandosi a quelle giornate. Lì non c'erano giornalisti, non c'erano diritti, non c'erano garanzie. Nella scuola qui di fronte, dove c'era un centro stampa, dove c'erano i materiali degli avvocati, gli hard disk degli avvocati sono stati distrutti, sono stati prelevati. Era una sospensione del diritto a tutto tondo. I giornalisti hanno aderito in parte al loro compito in quei giorni. I fatti della Diaz mi sembra di ricordare che furono raccontati nell'immediatezza per quello che erano. Sono mancati dopo, a mio avviso, quando era necessario un contributo molto più forte per spingere le istituzioni ad assumersi le loro responsabilità, a fare un'opera di assunzione di responsabilità e di prevenzione di futuri abusi. Questo non c'è stato e lo si vede, per esempio, le immagini che abbiamo visto.
nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sono praticamente il racconto di quello che accadde allora a Bolzaneto. Sono passati 20 anni, quelle tecniche si usano ancora, la domanda è che cosa hanno appreso le forze dell'ordine di quella caduta di legalità che ci fu nel 2001. Questo è un dubbio forte, a mio avviso i giornalisti nel loro insieme non hanno dato un contributo all'altezza della situazione. Parte della politica direi che sono le classiche mele marce, una parola con cui abbiamo imparato a fare i conti dal 2001 e poi appunto fino ai giorni nostri. Si può parlare di mele marce o il problema è alla radice del melo, rimanendo nella metafora? Non so, non voglio parlare di frutta, voglio solo far notare, per esempio, con il caso di Santa Maria Capua Vetere, che stiamo parlando di tecniche, perché quando i detenuti passano fra due file di agenti, vengono picchiati, presi a calci, gli vengono malmenati in quel modo, si ripete quello che Bolzaneto era chiamato il comitato di accoglienza. Quindi dobbiamo accettare il fatto che ci sono tecniche di abuso, di tortura, che sono a disposizione delle forze dell'ordine, che non sono mai state cancellate, che non si è mai fatta un'operazione di verità e di pulizia all'interno delle forze dell'ordine. Quindi non ci sono mele marce, ci sono delle opportunità che via via vengono colte. Questo è il dilemma, il dramma della nostra politica, che ha dimostrato di non essere capace di intervenire sul funzionamento delle forze dell'ordine. È un tabù, non se ne parla, si fa finta di credere alla tesi delle mele marce. Io non credo che chi dice questa, chi usa questa espressione ci creda veramente. Io sono convinto che sia in malafede. Mettere un numero identificativo nei caschetti dei poliziotti non risolverebbe il problema della violenza, però darebbe una mano alla giustizia a fare il suo corso più rapidamente. È un dibattito che però a 20 anni dal G8 continua a essere molto aperto e parte della politica non ci sente. Aiuterebbe sicuramente, aiuterebbe anche gli agenti, darebbe loro delle garanzie, per esempio di fronte a ordini eventualmente aberranti potrebbero opporsi per il rischio di essere identificati. La cosa paradossale è che questa proposta ci si dimentica, ma per primo la fece Pippo Michalizio, braccio destro di Gianni De Gennaro, nella relazione sui fatti della Diaz, quindi stiamo parlando del luglio del 2001. Lui indicò la necessità di inserire un codice sulle divise degli agenti in servizio di ordine pubblico. 4 anni fa il capo della polizia di allora, Gabrielli, disse che non c'erano problemi, c'era il via libera da parte sua. Abbiamo visto di che via libera si trattava. Ultima domanda, oggi qui a Genova in queste giornate, a 20 anni cosa significa parlare del G8? Esistono delle generazioni di genovesi, ma non solo, perché oggi gli occhi di tutta Italia sono puntati qua, che non si ricordano il G8, forse non l'hanno neppure vissuto. Ha senso rimettere il dito nella ferita? Secondo me sì, ha molto senso, appunto perché ha creato un precedente quello che è accaduto a Genova, e ha ancora più senso per le ragioni di quel movimento. L'abbiamo detto prima, oggi quelle idee devono essere studiate, devono essere riprese, capite, deve essere anche colta la novità che rappresentava quel movimento, che si muoveva su scala globale, che metteva insieme tante diversità. La via d'uscita dalla situazione nella quale viviamo non sono molte, questi tentativi che oggi vengono fatti a me sembrano dei palliativi dai vari governi, c'è bisogno di qualcosa di più, quindi venire a Genova e ricordare, ristudiare Genova ha molto senso per il nostro avvenire, non per il nostro passato, non per la memoria, per il futuro. Giusto, potremmo dire per concludere, non ricordare soltanto dal 20 luglio in poi, ma anche quel 19 di luglio, quelle immagini invece mostravano una piazza enorme e pacifica. Sì, perché altrimenti rischiamo di dimenticare qual era la vera natura di quel movimento. Quel movimento era globale, era competente e aveva dalla sua, come dire, la capacità di ragionare sul futuro e di sperimentarlo, di cominciare a metterlo in pratica. La sua forza era questo, era il movimento dei forum, della discussione, dell'approfondimento, della messa in rete di esperienze diverse. Non era il movimento dell'antagonismo fine a se stesso.